Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Oggi faremo l'unboxing del primo model kit che ho preso dedicato a Full Metal Panic Invisible Victory. Infatti ho cercato di starci più lontano possibile, però questa piccola meraviglia dedicata appunto alla quarta serie, anche al gioco di parole con il simbolo, è effettivamente un piccolo capolavoro. Viene classificato come un HG in scala 1,60, però si tratta appunto di una piccola meraviglia della tecnica, decisamente molto ma molto più performante di gran parte, diciamo, dei Gunpla HG e anche di alcuni Master Grade, a mio avviso. Il Arbalest ARX7 è il mezzo principale che appunto si vede sia nelle prime serie e anche nelle ultime. Non sta più in piedi. Diamo un'occhiata ai pezzi. E come potete vedere, nonostante le piccole dimensioni, il livello di dettaglio per alcune parti è decisamente alto. Ci sono molte parti, diciamo, sovrapposte, e anche una discreta mobilità. Infatti, per quanto possa, diciamo, non sembrare, usa solamente questi quattro adesivi. E tutto il resto sono appunto placche su placche che danno la colorazione comunque molto militare dell'Arbalest. E come avete potuto vedere, il contenuto, per quanto la scatola sia piccola come quella, diciamo, di un Gunpla HG appunto, è decisamente superiore. La scala 1,60 è data dal fatto che in realtà l'Arbalest è molto più piccolo di un Gundam. Basta pensare che il pilota sta nel torace, mentre nell'addome di un Gundam ci sta un aereo, quindi pensate un po' alla differenza di dimensioni. Qua possiamo vedere le fasi di assemblaggio. Tra l'altro, le spalle sono incredibilmente mobili perché hanno un range di movimenti pezzi decisamente altissimo. Praticamente un adesivo viene utilizzato per gli occhi, ma tutto il resto della testa sono placche sovrapposte. Così anche le braccia hanno tutto questo meccanismo, soprattutto nelle spalle, che le rende davvero performanti. Tra l'altro, poi le spalle saranno trasformabili per dare il senso di attivazione del Lambda Drive, mentre invece il bacino è molto mobile perché permette anche, diciamo, l'avanzamento del perno così da poter inclinare maggiormente il pezzo. Qua vediamo un po' di schede tecniche, tra l'altro scritte sia in giapponese che in inglese, il bel faccione di Sosuke, e qui le varie armi, come appunto il fucile a pompa che scarrella davvero e ha il manico retrattile. Qua vediamo la trasformazione delle spalle, naturalmente i pezzi richiedono una minima sostituzione per far uscire
parti, diciamo, ad alettone, chiamiamole così, sia sulle spalle che sulla schiena, però hanno un bel effetto. Qua ti spiega come mettere in posa, diciamo, inginocchiato l'arbalest. E come abbiamo potuto vedere, questo arm slave è davvero stiloso. Si tratta sicuramente di un bellissimo model kit, abbastanza semplice da costruire, però molto più performante di quello che sembrerebbe. Ho scelto la versione della Bandai perché a me la Bandai, come avrete notato da molti video che faccio, piace molto. Infatti ho tantissimi model kit della Bandai, anche se per qualche strana ragione i modellini di Full Metal Panic esistono anche nella versione Kotobukiya. Hanno delle plastiche molto più rigide e un sistema di montaggio di perni e, diciamo, delle articolazioni molto diverso, più simile a quasi un action figure, mentre questo utilizza un sistema, come abbiamo visto, di plastiche sovrapposte simile a quello dei Gunpla, che lascia comunque molta mobilità ai pezzi, così da poter fare queste scene con il coltello, che tra l'altro è estraibile, appunto, le armi che possono essere impugnate e messe in posa. È molto molto bello. L'attivazione del Lambda Drive è abbastanza manuale. L'unica differenza che mi viene in mente è che, se non ricordo male, quello della Kotobukiya ha i pezzi con le plastiche trasparenti per fare un pochettino più effetto sbrilluccicoso come nel cartone animato. Per il resto è un bel model kit. Mi viene anche la tentazione, appunto, di completare il set con i due Jersback, o come si pronuncia, che appunto sono uno di Mao e uno di Kurz. Sono anche comunque dei bei pezzi, simili all'Arbalest, che in realtà è il modello successivo. E tra un po' mi arriverà anche il Leviathan, o Leviathan, o come si pronuncia anche lì, che è un pezzo davvero notevole. Quello invece ha le plastiche clear e ha tantissime parti mobili che danno davvero un grande effetto. Già di questo model kit sono pienamente soddisfatto, appunto, anche se le dimensioni poi alla fine sono quelle, anche se in scala 1,60, sono quelle di un Gunpla HG in scala 1,144, ha la particolarità di essere davvero performante. Da qui viene anche il prezzo un pochettino più alto, che però è, per così dire, ripagato dalla qualità. Non sarà comunque un master grade, per intenderci, però ha un sacco di dettagli, ha una mobilità incredibile e, da quello che abbiamo visto, anche delle plastiche belle, curate, di una certa qualità. Spero a breve di riuscire a fare l'unboxing e farvelo vedere, appunto, su l'imperodeletenebre.blogspot.com, così, appunto, da vedere sul blog un po' di foto della costruzione di questo piccolo gioiellino. E direi che per adesso è tutto. Questo è stato un acquisto, tra l'altro qua c'è anche il simbolo di originalità della Kadokawa, che è effettivamente una di quelle cose che ti fa capire che i giapponesi ci tengono a queste cose, e il prodotto è originale perché ha il suo sigillo per denotare che è stato, appunto, un prodotto su licenza e non una cosa simile tirata fuori a caso. Comunque la qualità del pezzo è davvero ottima. E se vi piace Full Metal Panic ve lo consiglio. Si tratta di un gran bel pezzo che non vedo l'ora di costruire. Quindi per adesso è tutto.
Ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, continuate a seguire anche il canale, sia quello di YouTube che il canale Twitch, per i prossimi video. Ciao a tutti e buona serata.